Buongiorno a tutti, ancora benvenuti a questi incontri che FADOI organizza per approfondire la metodologia della statistica e della ricerca. Oggi abbiamo invitato il dottor Luca Bertolaccini, che fa il medico all'Istituto Europeo Oncologico di Milano, si occupa di chirurgia toracica, ma soprattutto è un grande esperto di metodologia della ricerca. A lui abbiamo chiesto di approfondire l'argomento degli studi osservazionali, di dirci quali sono i vantaggi, gli svantaggi, insomma le caratteristiche della ricerca osservazionale rispetto a quella sperimentale, che come voi tutti sapete è quella ricerca in cui il ricercatore appunto si limita ad osservare quel che succede senza intervenire in alcun modo, ma seguendo semplicemente la pratica clinica. La ricerca osservazionale, seguendo la linea del tempo, si può dividere in ricerca retrospettiva, che guarda al passato, ai dati del passato, e ricerca prospettica, che guarda quindi a raccogliere dati nel futuro. E poi abbiamo la ricerca cross-sectional, che è quella che indaga il presente. Ora, questa ricerca cross-sectional verosimilmente è la più semplice da applicare, è quella che richiede minori tempi per essere affrontata ed è in grado di darci delle importanti informazioni. Se poi guardiamo alla ricerca retrospettiva, è quella che abbiamo fatto e facciamo oggi sui dati che abbiamo raccolto in passato, prevalentemente si tratta di studi caso controllo in cui nel tempo si sono selezionate due popolazioni, una con una patologia che determinerà i casi e una senza patologia che sarà fatta e quindi rappresenterà i controlli. Anche in questo caso è possibile associare delle variabili con lo sviluppo della patologia. Poi passiamo alla ricerca prospettica. Gli studi prospettici solitamente sono studi di coorte longitudinali, sono quelli che hanno più affidabilità, hanno più precisione, però ci costano più denaro, ma soprattutto più tempo, perché noi individuiamo una popolazione e in questa popolazione individuiamo una popolazione esposta e una non esposta alla variabile che pensiamo possa essere il fattore di rischio e andiamo a valutare nel tempo chi svilupperà e chi non svilupperà la patologia. Vi lascio al dottor Bertolaccini augurandovi un buon ascolto.